Sulla stessa barca è il titolo del libro che stiamo per raccontare qui nel nostro appuntamento del Posto delle Parole. E sulla stessa barca nessuno deve sentirsi escluso, siamo tutti quanti compresi, e per comprendere il senso del libro che tra poco racconteremo abbiamo qui colui che l'ha scritto. Mauro Ceruti, buonasera. Buonasera, buonasera. E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, questo libro pubblicato da Kikayon, la casa editrice del Monastero di Bose, nella collana Simpatetica. Leggo in quarta di copertina che Mauro Ceruti è filosofo, insegna filosofia della scienza all'Università Yulm di Milano, l'Istituto Universitario di Lettere Moderne, ma meglio conosciuto con l'acronimo. Allievo di Edgar Morin, è uno dei protagonisti della elaborazione del pensiero della complessità. Ecco. Vorrei subito andare a incontrare il pensiero della complessità, Mauro Ceruti, perché questo libro di questo pensiero ne è imbibito. Ma per chi non conoscesse la realtà, la profondità di questo pensiero dedicato alla complessità nel suo significato più largo, in che cosa consiste? Ma direi il nostro tempo è il tempo della complessità, mi piace definirlo così, che vuole dire complessità, è una parola che significa che tutto è connesso con tutto. Complesso è qualcosa che deriva dall'intreccio di tante parti che formano un'unità, come il nostro organismo, come una famiglia, come una società. E oggi viviamo il tempo della complessità perché effettivamente ce lo dimostra, ce lo sta facendo vivere nella nostra vita quotidiana e nella vita quotidiana per la prima volta di tutti e ciascuno nel mondo intero, nella terra intera, che insomma tutto è collegato con tutto. Per esempio, un piccolo virus sfuggito da una piccola regione finora sconosciuta, quella del Wuhan in Cina, sta facendo il giro del mondo, ha messo l'umanità in ginocchio e ha parassitato questa rete universale che ci lega tutti a tutti. Complessa è proprio la nostra condizione umana sul pianeta oggi, che è caratterizzata da un aumento di potenza tecnologica e da una interdipendenza di tutti i popoli della Terra. È per la prima volta che questa interconnessione ci lega nel momento di massima potenza, soprattutto in Occidente, nella storia dell'umanità, e nello stesso tempo lo viviamo appunto in questi giorni, ci rende nuovamente in forma nuova ancora vulnerabili. E le due ultime encicliche di Papa Francesco sono una rappresentazione straordinaria di questa nuova tappa della vicenda umana sulla Terra, che fa sì che tutti siamo legati tutti in uno stesso destino. Ecco, complessità, parola apparentemente astratta e difficile, vuole dire proprio questo, ed è ciò che ha in modo così efficace e icastico evocato Papa Francesco in quella straordinaria icona del nostro tempo drammatico che è diventata la sua preghiera in quella piazza di San Pietro deserta, che l'ha visto meditare, pregare, contemplare all'unisono, direi, con tutta l'umanità fatta di credenti e di credenti. Ed è in quella occasione che Papa Francesco ha usato questa espressione che io ho voluto utilizzare come titolo del mio stesso libro. Siamo tutti sulla stessa barca. Però, Mauro Ceruti, su questa espressione che siamo tutti sulla stessa barca, anche qui non è un pensiero semplice da raccontare, da farci comprendere che siamo tutti sulla stessa barca, perché sembra che ognuno remi un po' per sé. Lei parlava poco fa della difficoltà di coesistenza di noi insieme con la complessità del pensiero, però se io mi guardo intorno, me compreso ovviamente,
Non le pare che al posto della complessità noi viviamo di semplicità, oppure meglio, mi correggo, di semplificazione? Vogliamo ragionare per cose semplici, vogliamo ragionare per titoli per giornale, vogliamo ragionare per numeri che dicono fino a un certo punto, ma poi devono essere discussi, confrontati, e lo vediamo in questo tempo pandemico, quando la semplicità è necessaria, la semplicità è utile, la semplicità esiste, ma la semplicità deve esistere in quanto è una complessità risolta, ed è forse qui il vulnus. Sì, mi sento in sintonia con la sua riflessione. Due cose. È ormai obiettiva e irreversibile la complessità, cioè l'intreccio delle vite di tutti con le vite di tutti. Questo fa sì che la metafora forse più bella del nostro tempo della complessità, più efficace, ecco, è quella elaborata ancora una cinquantina d'anni fa dal grande meteorologo Edward Lorenz, quando disse, per parlare della complessità, cioè dell'unitarietà del sistema meteorologico globale, disse: ma guardate, il battito d'ali di una farfalla sul cielo di Tokyo può avere un'influenza, e l'avrà senz'altro, sul tempo che farà a Milano una settimana dopo. A dire che una piccola trascurabile causa come il battito d'ali di una farfalla, come un minuscolo virus attraversando il sistema nervoso che ormai unisce tutta l'umanità intera, ha degli effetti lontani nello spazio e nel tempo molto, molto rapidi. E quello che lei dice così, a questa complessità fa da controcanto un paradosso: più siamo interdipendenti e meno siamo solidali. E questa interdipendenza, questa complessità ci inquieta, ci fa vivere in un mondo incerto, perché nulla è più prevedibile, e allora dovremmo affrontarla con un altro abito, con un altro atteggiamento. E così di fronte a queste inquietudini le semplificazioni rassicurano, perché creano una nicchia protettiva, galvanizzano talvolta. Il mondo è sempre più complesso e le menti confuse e smarrite di fronte a questa complessità tendono a essere sempre più semplificanti, e a questo bisogno, direi viscerale, di semplificazione provocato dalla paura e dall'angoscia, questo bisogno di controllo, di dominio, di previsione, ecco, a questo bisogno oggi rispondono deliberatamente, con intenzioni diverse, purtroppo, per esempio, i demagoghi della politica, persino anche governanti fra i più importanti, rispondono le cosiddette fake news, e l'appello alla semplificazione, che lei dice giusto, non è la semplicità. La semplicità è proprio una complessità risolta, è una bella definizione. La semplificazione ci nasconde la realtà dei problemi, non ce li fa affrontare, ci sposta in una illusoria risposta immediata, che sempre viene trovata scaricando la propria paura, la propria tensione, il proprio risentimento contro qualcuno, un capro espiatorio, un nemico. Ma allora da qui tutto ricomincia da capo. Ma oggi questo non è più possibile, insomma. Quello che anche evoca molto bene Papa Francesco, che si incontra con il racconto anche, per esempio, di noi filosofi della complessità, è il fatto che nel nostro tempo, per quanto proliferino tensioni, guerre, terrorismi, conflitti, sovranismi competitivi, ipercompetizioni economiche, ecco, tutto ciò è fuori tempo massimo. Se l'umanità vorrà, non dico vivere nel bene comune, nel benessere rinnovato, ma anche sopravvivere, dovrà uscire. È un compito improbabile, ma non impossibile. L'uomo trascende sempre se stesso. Dovrà uscire dall'età della guerra e dall'età
dei giochi, come si dice, a somma zero, in cui io vinco perché tu perdi, tu vinci perché io perdo. Oggi questo, portato alle estreme conseguenze, come è stato in passato, non è più possibile. Abbiamo armi nucleari che fanno sì che la prossima guerra mondiale, la prossima guerra sarà per forza mondiale, sarà la prima guerra in cui non ci saranno da una parte i vincitori e dall'altra parte i vinti, ma solo i vinti. C'è una capacità ormai di autosoppressione dell'umanità a causa della potenza tecnologica, per esempio l'arma nucleare di cui dispone, o per esempio la possibilità di distruggere rapidamente la biodiversità della biosfera, che rende necessario cambiare paradigma, rende necessario introdurre una discontinuità nella storia umana verso una nuova umanizzazione in cui la fraternità, oltre che compito etico, diventerà ciò che necessariamente dovrà essere, cioè la bussola per poter rispondere agli stessi pericoli di morte che ci accomunano. Paradossalmente, in qualche modo, è un messaggio che già Giacomo Leopardi, tanto tempo fa, agli inizi, nel primo delinearsi dei pericoli nuovi apportati dalla modernità, aveva delineato, intuendo la possibilità di una solidarietà umana soltanto nel riconoscimento della fragilità che ci accomuna. Ecco, è la consapevolezza della fragilità e della vulnerabilità che si nasconde nel cuore della nostra iperpotenza che ci potrà fare un salto nella individuazione di una nuova rotta, perché una cosa è sicura: dobbiamo cambiare rotta. Dobbiamo cambiare rotta, ma proprio per cambiare rotta dobbiamo cambiare necessariamente sguardo, perché altrimenti la rotta la sappiamo già a memoria. Oggi come oggi, Mauro Ceruti, a proposito del sapere a memoria, forse, ed è un pensiero che mi è arrivato leggendo questo libro di Mauro Ceruti, Siamo sulla stessa barca, forse che noi oggi ragioniamo ancora in termini ottocenteschi, quindi questa barca la facciamo navigare come con il ragionamento di un tempo. Oggi dobbiamo necessariamente cambiare. Lei poco fa citava la parola umanesimo, che è una parola importante, ma spesse volte è una parola, per così dire, tirata un po' per la giacchetta, no? Questo umanesimo molto, molto antropocentrico, e lei lo esamina anche alla luce dell'enciclica. Però in tutto questo ci vengono in aiuto le parole di un quasi centenario Edgar Morin, 99 anni, con un pensiero che è ancora chiarissimo, quando lui dice che le religioni sono delle realtà antropologiche. Ecco, sembra di essere al di fuori del tempo che stiamo vivendo, eppure la religione e nello stesso tempo la fede può darci un coraggio che noi non abbiamo. In che modo? Sì, le religioni, e lo afferma Edgar Morin, che è un non credente, è straordinario come attraverso le parole, per esempio, e le riflessioni di questi due grandi uomini, grandi autorità morali, Papa Francesco, Sandir, e nello stesso tempo Edgar Morin, centenario ma maestro riconosciuto del pensiero laico. Edgar Morin riconosce il potenziale motivazionale, il potenziale, come potremmo dire, carburante che può dare la fede quando è orientata dalla bussola della fraternità. E per questo si rivolge, come mi rivolgo io, come ci rivolgiamo noi, ad un dialogo interculturale che coinvolga laici e religiosi di tutte le religioni. Dall'altra parte, Papa Francesco, come già fece per esempio per la prima volta in modo non poco scandaloso all'interno della stessa Chiesa Cattolica, Papa Giovanni XXIII con la Pacem in Terris, rivolge il suo discorso a tutti gli uomini di buona volontà, nella consapevolezza che questa fragilità che accomuna la condizione umana globale diventa il punto, la leva di Archimede nella quale ci riconosciamo come in una fraternità concreta, perché vede,
la fraternità da sempre è un ideale mobilitante, una realtà e una matrice della storia umana, però la storia umana ha realizzato in particolare delle fraternità chiuse, le ultime nella storia degli ultimi secoli, gli ultimi secoli moderni, per esempio le fraternità chiuse delle patrie, che sono state fraternità che hanno consentito l'unificazione di popoli, ma che hanno consentito spesso l'unificazione, la fraternità interna alle patrie attraverso nello stesso movimento l'invenzione quasi automatica del nemico esterno. Oggi per la prima volta, anche per la prima volta dopo la grande nostra europea tradizione umanistica, la fraternità è diventata un'esperienza universale concreta, perché è per la prima volta che l'umanità appare a tutti e a ciascuno come una realtà concreta, visibile, esperibile anche attraverso i mezzi della tecnologia. Noi ci possiamo spaventare o commuovere di ciò che accade a degli esseri umani lontani da noi, ma vicini a noi per empatia nella nostra umanità. E quindi questa concretezza dell'universalismo può davvero essere la grande chance per rimediare anche al tradimento dell'umanesimo, che l'umanesimo ha fatto di se stesso, perché l'umanesimo, proclamando l'uguaglianza di tutti gli uomini al di là delle diversità di origine, di genere, di censo, eccetera, eccetera, però poi di fatto è stato nel rapporto fra le diversità culturali un umanesimo che ha posto sul piedestallo la civiltà europea, e ciò ha consentito agli europei anche di umiliare, di sottoporre al proprio dominio e anche alla propria devastazione altri popoli, e così nelle altre diversità. Oggi l'umanesimo non ha più un universalismo astratto come è stato in passato, basato su un'idea astratta, poi di fatto eurocentrica, della natura umana. L'umanesimo dell'età globale è un umanesimo che si radica nell'idea per cui il tesoro dell'unità umana è la sua diversità. L'unità umana si nutre della diversità umana, e la diversità umana si nutre e si ritesse continuamente all'interno dell'unità umana. Questa è un'espressione che accomuna a noi filosofi, per esempio, della complessità, con il magistero anche di Papa Francesco, che ricorrentemente in tante forme e anche in tante sue azioni pone l'accento che oggi dobbiamo valorizzare la diversità e interpretarla non come un ostacolo all'unità umana, ma anzi come il valore che nel complexus, nel complectere, questo vuol dire in latino complessità, nell'intrecciare le diversità fa emergere in tante forme, in tanti volti, appunto l'unità dell'umano. E all'interno di ciò le grandi esperienze di fede, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda l'esperienza cristiana, è senz'altro sollecitata a riradicarsi nella sua scaturigine. Da una parte San Paolo, non c'è più giudeo, non c'è più pagano, quindi questo aprirsi alla cattolicità e all'universalità, e dall'altra parte questo appello a trovare in ciò che accomuna tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di un destino comune che oggi, volenti o nolenti, ci obbliga ad avvinghiarci ad un progetto di pace. Per questo l'espressione mirabile che al termine della Laudato Si e all'inizio della Fratelli Tutti Papa Francesco dice: oggi abbiamo bisogno di riconoscere che viviamo in un solo mondo e abbiamo bisogno di costruire un progetto comune. E qui la parola non fraternità che valide, lei, che mi scusi se le interrompo, ma la parola fraternità che lei ci ha fatto ascoltare poco fa rientra in questo ragionamento, in quanto
In quanto, che ci piaccia o no, siamo una comunità di destino, e in questa comunità di destino dobbiamo trovare il bene comune. Come osserva Papa Francesco nella enciclica, che è il filo rosso di questo libro, Sulla stessa barca, l'enciclica Laudato Si, Francesco dice che la nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. E qui, Mauro Ceruti, a questo punto, se il bene comune coinvolge le generazioni future, l'impegno si fa maggiore, non è più solamente un principio di responsabilità, come osservava Hans Jonas, no? Sulla necessità di applicare questo principio ad ogni gesto che noi facciamo per prenderlo in considerazione e pensando le sue conseguenze. Ma forse qui è necessario superare lo stesso principio di responsabilità, e lo scrive lei stesso, adottare forse un principio di precauzione che è ancora diverso. Sì. Beh, innanzitutto il principio, la responsabilità umana a causa della nuova potenza tecnologica di cui disponiamo attraverso anche la nostra creatività scientifica, si è esteso al di là di ciò che anche il grande filosofo Immanuel Kant diceva essere il fine dell'etica e dell'agire morale, cioè l'uomo. Le conseguenze delle nostre azioni oggi non sono più vicine nello spazio e del tempo, quindi non sono controllabili, non sono giudicabili. La nostra responsabilità oggi si estende alle specie viventi, si estende alla biosfera, si estende al mondo tutto, si estende alla sopravvivenza stessa della specie umana, a causa della potenza di cui disponiamo e della interdipendenza che lega tutti i popoli della Terra, tutti gli esseri umani della Terra fra di loro e l'umanità intera all'insieme della Terra, che è diventata davvero l'unica casa comune, l'unico mondo comune. E quindi questa estensione della responsabilità che fa sì che per il bene dell'umanità, perché è finito il vecchio antropocentrismo dell'uomo padrone, possessore della natura, sfruttatore della natura, però l'uomo è al centro della creazione e deve prendersi cura della casa comune anche per il bene dell'umanità. E questo sentimento non può far altro che mettere al centro della grande triade che nella quale in qualche modo si sono incontrati il pensiero cristiano, il pensiero laico negli ultimi due secoli: libertà, uguaglianza e fraternità. Beh, è la fraternità che sarà la protagonista, bene o male, di questo nostro nuovo secolo e di questo nostro nuovo millennio, laddove la libertà e l'uguaglianza, spesso confliggendosi fra di loro, perché l'esasperazione della libertà ha messo in secondo piano l'uguaglianza, l'esasperazione dell'uguaglianza ha messo in secondo piano la libertà, ma ecco, il terzo termine, così trascurato e sottomesso o lasciato esclusivamente all'esperienza interiore e intima di ciascuno, oggi diventa per tutti, credenti e non credenti, per chi insomma vuole unirsi in un nuovo afflato di speranza per il futuro dell'umanità, ecco, diventa davvero l'elemento che può essere protagonista del futuro. Quindi io vorrei, Mauro Ceruti, prima di avviarci verso la conclusione di questa conversazione incentrata sul libro Sulla stessa barca, pubblicato da Kika Yong, la casa editrice della comunità di Bose, vorrei portare, lei l'ha già accennato brevemente, ma vorrei portare, come sempre facciamo in questo tempo pandemico, alla realtà dei nostri giorni, perché è importante capire come queste parole possono attraversare questo tempo. Lei è un filosofo della scienza. Francesco Bellucci scrive nella postfazione che la filosofia infatti pensa ciò che le scienze non pensano, perché non vogliono né possono pensarlo o non riescono ancora a pensarlo. Ecco, quando invece, Mauro Ceruti, le chiedo questo, quando invece noi oggi abbiamo scoperto che la scienza, pensavamo fosse fino all'altro ieri, un cassetto tirando il quale prendiamo la compressa e risolviamo il tutto.
Invece la scienza è dibattito, la scienza è a volte andare per passi molto lenti, ritornare indietro. È questo anche un po' l'aspetto filosofico che ha la scienza. Sì. La scienza spesso viene rappresentata, divulgata come un pensiero, come dire, unico, unitario. Invece la scienza, al pari di ogni nostra esperienza, si sviluppa nella contraddizione, si sviluppa nel conflitto. La scienza alimenta l'incertezza, non la riduce. La riduce localmente attraverso le sue soluzioni, e soprattutto la scienza non è il sapere esaustivo dell'umanità. Oggi viviamo da una parte, come potremmo dire, il vero volto della scienza, che è fatta di conflitti. Spesso ci si lamenta oppure si hanno atteggiamenti di delusione, perché in fondo anche la scienza oggi non ci garantisce certezza, e vediamo nei mass media scienziati contraddirsi fra di loro. Ma questa potrebbe essere la grande opportunità per dare e riconoscere alla scienza la sua vera fecondità, quella di aiutarci a problematizzare, a vivere la capacità di non affidarci passivamente ad un sapere, come se questo sapere scientifico, ma direi oggi tecnoscientifico, fosse l'unico tribunale a partire dal quale dirimere la distinzione fra bene e male, fra giusto e sbagliato, fra vero e falso. Ma lei si è interrogato, Mauro Ceruti, anche nel suo studio sulla ricerca della filosofia della complessità, sugli errori della scienza. Ecco, qual è l'errore più comune che oggi come oggi, e questo è importante, si trascina con sé la scienza? Innanzitutto va detto che la scienza procede attraverso gli errori, quando prende sul serio gli errori. Le grandi scoperte scientifiche emergono sempre e spesso anche involontariamente, e fuori dalla consapevolezza anche dei più grandi scienziati, dalla capacità di riconoscere gli errori, e quindi dalla possibilità di riconoscere un altro punto di vista attraverso il quale formulare i problemi. Invece, dall'altro punto di vista, l'errore in cui possiamo incorrere è quello di interpretare la scienza come un sapere assoluto, un sapere che si svolge da un punto di vista superiore, e che in linea di principio è destinato a bonificare la palude delle altre forme dell'esperienza umana. Questa immagine scientista, positivistica della scienza, che è destinata a risolverli e trasformarli in problemi scientifici, oppure a dissolvere i problemi spirituali, i problemi della religione, i problemi della metafisica. Ecco, questo è un grande errore, ma non è un errore della scienza in sé o dello scienziato in sé, è un errore portato da un'interpretazione ideologica. Per esempio, nel nostro tempo la crisi, la fragilità della politica fa sì che i politici si dotino di esperti per risolvere i problemi, e cerchino di affidare, quasi anche in uno scarico di responsabilità a loro, il compito di affrontare i problemi che dovrebbero essere invece affrontati in una più ampia prospettiva dai decisori politici. E allora, Mauro Ceruti, la crisi degli esperti. È la crisi degli esperti, altro che. Però qui a questo punto non possiamo che riprendere ancora le parole dell'enciclica, laddove c'è scritto che il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi. Quindi un pensiero in crisi non può affrontare le crisi del nostro tempo. Allora dobbiamo cambiare sguardo, cambiare rotta.
rotta, come dice Papa Francesco, cambiare rotta via. E cambiare anche l'educazione. Oggi il problema della scuola e dell'università, il problema educativo è fondamentale ed è un circolo vizioso. Da sempre si dice, ma chi educherà gli educatori che devono provocare questa riforma e rigenerazione del pensiero? Ma vede, oggi viviamo il trionfo della scienza, mai come oggi la scienza è stata così potente, ha prodotto così tante coscienze. E come conoscenze, ma come le ha prodotte? Le ha prodotte in modi straordinari, importanti, che vanno riconosciuti come importanti, però attraverso lo sviluppo di uno specialismo esasperato, per cui le tante specializzazioni scientifiche hanno frammentato la realtà, hanno frammentato i problemi. Ed è questa l'impotenza degli esperti. Ogni esperto prende soltanto un frammento di un problema, ma i problemi rilevanti oggi sono appunto complessi, cioè sono costituiti da un intreccio di dimensioni. Per esempio, prendiamo il problema della pandemia. Non possiamo pensare che la pandemia sia esclusivamente un problema a dimensione sanitaria. Certamente c'è un virus che produce una malattia, però la crisi prodotta dalla pandemia è una crisi complessa, una policrisi, che nello stesso movimento è una crisi sanitaria, una crisi biologica, una crisi economica, una crisi del lavoro, una crisi psicologica, una crisi spirituale, una crisi esistenziale. E queste crisi si intrecciano le une con le altre. Il pericolo della malattia produce una paura che produce una crisi psicologica, la crisi psicologica produce una crisi relazionale, la crisi relazionale produce una crisi sociale. La crisi sociale è aggravata dal fatto che l'esigenza, della cosiddetta distanziazione sociale mette in crisi molti lavori, la messa in crisi di molti lavori mette in crisi le istituzioni politiche. Insomma, è tutta un intreccio, un groviglio inestricabile, avrebbe detto Italo Calvino, di dimensioni che non possono essere separate le une dalle altre e non possono essere affrontate da singoli esperti separati gli uni dagli altri. L'economista, l'immunologo, il virologo, il sociologo, il politico. Ci vuole uno sguardo dialogico capace di integrare tutti questi aspetti e attraverso anche la capacità di assumersi da una parte responsabilità, con però, come potremmo dire, atteggiamenti di precauzione, cercare di affrontare il problema in tutte le sue dimensioni, altrimenti si entra in una fibrillazione all'interno della quale, torniamo allora all'inizio di questa bella conversazione, le soluzioni semplificanti fanno irruzioni perché sono rassicuranti, ma invece che affrontare e risolvere i problemi li aggravano ancora di più, creando l'illusorietà di una possibile immediata soluzione che provoca un aggravamento del problema. Ecco, quindi la riforma dell'educazione dovrebbe andare proprio nel senso che le scuole, le università dovrebbero essere meno istruttive, dedicarsi meno alla trasmissione tecnica di singole informazioni, ma tornare a svolgere una funzione umanistica di educazione, di formazione, di integrazione dei saperi, di capacità di sostenere, come potremmo dire, il dialogo fra tanti punti di vista, che è stata la parte migliore della storia delle istituzioni educative europee, che però oggi è drammaticamente in crisi, proprio perché è venuto a mancare questo spirito, come potremmo dire, integratore, umanistico, plurale, ed è stato scavalcato dall'esigenza di una presunta capacità di professionalizzazione immediata delle nostre scuole, ma che è un'illusione, è semplicemente una deprivazione della formazione personale e culturale
nell'età in cui questa diventa decisiva per affrontare poi le sfide di una vita. Quindi ci vuole una capacità nuova di creare nuovi modelli di progresso, anche un'ecologia delle coscienze attraverso l'educazione stessa. Sulla stessa barca è il titolo del libro che abbiamo raccontato qui nel Posto delle Parole, libro scritto da Mauro Ceruti, filosofo, pubblicato dalla casa editrice Kikaion della comunità di Bose. Ricordo anche in chiusura il libro scritto da Mauro Ceruti e Francesco Bellucci, pubblicato da Mimesis, Abitare la complessità, la sfida di un destino comune. Prima di salutarci, Mauro Ceruti, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è il libro del mio fraterno amico e maestro Edgar Morin. È un libro che in qualche modo racconta la sua vita lunga, compirà 100 anni fra pochi mesi, e si intitola I ricordi mi vengono incontro. È uno spaccato della storia di questo ultimo secolo, letteralmente di questi ultimi 100 anni, che è stata vissuta da questo grande protagonista del nostro tempo e che ha avuto la capacità di viverla e di pensarla, non sottraendosi alle contraddizioni e alle ambiguità e alle ambivalenze dei tanti tempi di questo secolo: la guerra, i totalitarismi, i nazismi, i fascismi, e nello stesso tempo la nascita di tante speranze nuove della nostra società e della nostra umanità. Quindi i ricordi mi vengono incontro di Edgar Morin. Pubblicato dalla casa editrice Raffaello Cortina. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Mauro Ceruti. Buonasera. Grazie a lei, dottore. Buonasera.